Salve a tutti da Dead Orange e benvenuti a un nuovo episodio di Superhero Reviews, la rubrica di recensioni di materiale supereroistico. In questo episodio facciamo l'unboxing e poi la recensione del Batpod, possiamo definirlo, di Batman e anche quello di Harley Quinn. In pratica definito qui il Batman Gotham City Cycle Chase, ovviamente che dovrebbe essere stato dal film che uscirà principalmente, credo, a luglio, Suicide Squad. Bene, ma adesso cominciamo subito con l'unboxing. Cominciamo subito ammirando la scatola. Allora, qui sopra abbiamo il logo della Lego, la scritta DC Comics Super Heroes con una semplicissima immagine di Batman, un po' più diversa dall'armatura che indossa nel film di Batman vs Superman, perché credo che sia un sequel principalmente. Poi si vedrà quando vedrò il film. Troviamo qui il logo DC Comics e un simbolo di Batman che più che altro ricorda più il vecchio logo di Tim Burton. Qua troviamo il numero di questo set qui, che è il 7053. Il nome di questo set qui, che si chiama Batman Gotham City Cycle Chase. In questo lato qui troviamo principalmente i tre personaggi che troviamo dentro alla scatola, che sono Batman, Harley Quinn e Deadshot, l'infallibile cecchino. Nel lato qui sopra troviamo i personaggi fuori dai loro veicoli, principalmente Batman con un lanciarampino, anche se non mi sembrava che era incluso. Vabbè, troviamo Harley Quinn tenta di fare distruzione, supportata diciamo da Deadshot. E qui troviamo un'immagine del nostro Batman, come avevo detto prima, un po' più differente dall'originale film di Batman vs Superman, che sfoggia un nuovo look. Nella parte qua dietro della scatola troviamo il nostro Batpod o la Batmoto, come vogliamo definire. Io preferisco definire Batpod, che comunque sta sparando un paio di colpi, che c'ha, vedo vari cannoni, sì, infatti dovrò farne prendere un'idea nel montaggio, e che affronta diciamo Deadshot e poi successivamente Harley Quinn. Qui troviamo varie informazioni, principalmente su alcune armi che possiede questo Batpod, come per esempio cannoni apribili e che un lanciarampino oltre al Batang. No, perché non ne sono per bene sicuro. Beh, troviamo altre immagini e poi qui un'informazione anche carina, che qua vediamo che il martello è come in un certo senso come mobile, quindi non oso immaginarmi cosa farebbe. E poi qui troviamo semplicemente ancora il simbolo di Batman e qui un'altra sua immagine con scritto Build Something Superhero. Sono invito ad andare sul sito della Lego. Bene, adesso procediamo con l'apertura. Cominciamo subito con l'apertura. Allora, bisogna sempre cliccare questi due lati qui. Allora, per cominciare clicchiamo dal primo e poi dal secondo. Opla. Scusate, è un po' complicato farlo vedere direttamente in videocamera l'apertura. Apriamo così e iniziamo a liberare il contenuto. Per cominciare troviamo il primo pacchetto, questo lo iniziamo per bene dopo. Poi troviamo un altro pacchetto con gomme e poi non vedo altro. Troviamo un manuale di istruzioni, questo andiamo per vedere, che è il numero 2, un adesivo e poi cos'altro troviamo? Non vedo ulteriormente dentro la scatola. Troviamo il primo manuale di istruzioni. In questi due manuali di istruzioni troviamo le varie fasi di procedura per assemblare prima la moto di Harley Quinn, come potete notare fin da subito in questo primissimo manuale, con alcuni anche consigli su montaggio, su cui gioco principalmente su come aprire un pacchetto alla volta, contiene vari pezzi, e che montiamo direttamente Batman e Harley Quinn. Credevo che Deadshot fosse già nel primo pacchetto, vuol dire che sarà nel secondo. E basta. Notiamo le varie fasi di procedura, vabbè, per il montaggio. In questo secondo manuale qui troviamo invece le istruzioni per assemblare direttamente il Batpod. Sicuramente un pochino la piegatura, non so come mai è possibile che sia formata, ma vabbè. Troviamo direttamente anche Deadshot direttamente qui da montare. Un po' strano perché dovrebbe averci inserito Batman, andava bene nel primo pacchetto. Vabbè, troviamo varie fasi di procedura e altre Lego da collezioni. Qui non mi soffermo più ulteriormente, quelli che mi mancherebbero qua sarebbe proprio il Batwing e proprio la battaglia sul Batsegnale di Batman v Superman. Diamo anche un'occhiata ai vari sacchetti. Allora troviamo questo primissimo sacchetto qua, questa parte qua diciamo che in una scatolina più piccolina, che credo sia il mantello del nostro Batman. Troviamo varie parti del corpo per i nostri personaggi, non so bene che me le saranno, ve li ho poi nella review. E ci ho visto anche, adesso non li trovo più,
le parti anche per Batman, vabbè, in questo secondo sacchetto troviamo altre parti che sarebbero per assemblare Deathshot e per la Batpod e nulla di più. E poi qui ci sono gli adesivi principalmente per questo set qui, principalmente due simboli di Batman che ricordano un po' quello di Tim Burton oppure quello della serie animata, anche se mi ricordano più quello di Tim Burton perché sono più affezionato al Batman battoniano, e poi due adesivi da mettere sul martello di Harley Quinn. Bene, direi con questo l'unboxing di questo set qui adesso conclude qui, adesso non mi resta che assemblare il prodotto e poi far vedere poi nella seconda parte come sarà. Quindi direi che con questo la prima parte di questa review qui si può concludere qui, o meglio l'unboxing. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non vi è piaciuto lasciate un mi piace lo stesso, mi raccomando anche se un commento, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate voi di questo set qui, e poi anche su come ne pensate anche del film della Suicide Squad. A me sembra molto interessante vedere proprio un team formato a super criminale che salverà il mondo, quindi ci spero anche molto bene, perché pongo anche buone speranze nella DC Comics. Poi vi rinnovo il mio solito invito, quello della sua pagina Facebook, il link è in descrizione, e mi raccomando che lasciate un bel mi piace e dimmi quando è la ciocchettina, perché lì troverete tutte le mie informazioni su di me e tante altre varie cosette che non vi voglio spoilerare. Poi se non siete ancora iscritti al mio canale per non perdere la programmazione di queste superhero reviews che in questo periodo qua sto cercando di farne arrivare molte altre e molte altre di più, spero di farne arrivare anche un po' in seguito. Poi se non siete ancora iscritti al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Un ciao dal vostro The Ranger.